Benvenuti. In questa sessione spiegheremo come processare l'esame del flusso liquorale attraverso il tool Flow Analysis. Clicchiamo sull'esame effettuato, dopodiché clicchiamo sull'icona Flow Analysis. A questo punto, prima di iniziare il post-processing, andiamo nella parte bassa dello schermo, dove c'è disegnato un foglietto con un asterisco, clicchiamo su. E selezioniamo adulto pediatrico a seconda che la misurazione venga effettuata su un paziente adulto o pediatrico. Adesso andiamo su Edit, Preferences, Measurement, Flow e selezioniamo l'unità di misura con la quale vogliamo vedere i valori finali, millilitri al battito o millilitri al minuto, a seconda le preferenze del radiologo. Cliccando su Save verrà salvato l'opzione desiderata. Sempre su Edit e Preferences, alla voce Report Layout, potete customizzare il vostro report, scrivendo al posto di questi campi il nome dell'istituto nel quale lavorate, il radiologo che referterà e l'indirizzo dell'istituto che rilascerà il report. Cliccando su Save verranno salvati questi dati direttamente sul report. Siamo pronti adesso per iniziare il post-processing. Prima di iniziare è importante selezionare la sequenza assiale Phase Contrast Flow Quantification, perché è l'unica che ci permette di quantificare il flusso. A questo punto guardiamo l'immagine sulla sinistra, che è l'immagine Phase Contrast, e ingrandiamola in modo tale da vedere meglio l'acquedotto di Silvio. Per fare questa operazione occorrerà cliccare il tasto Ctrl sulla tastiera, tenere premuto il tasto sinistro del mouse e ingrandire l'acquedotto. Rilasciamo adesso il tasto Ctrl e il tasto sinistro del mouse. Siamo pronti per iniziare le misurazioni. Clicchiamo su Curve 1, curva 1, diventa gialla. Clicchiamo adesso sull'immagine Face Contrast con il tasto sinistro del mouse. A questo punto siamo pronti per disegnare una ROI che circoscrive il nostro acquedotto. Per farlo dobbiamo tenere premuto il tasto sinistro del mouse e disegnare la ROI. Se per caso ci sbagliamo, possiamo cancellare la misurazione. Per modificare la misurazione, clicchiamo sul tasto destro del mouse e poi Delete Annotation, Delete All Annotations. A questo punto siamo pronti per riniziare. Quindi curva 1 diventa gialla, clic col tasto sinistro del mouse sull'immagine Face Contrast. E disegniamo adesso la nostra ROI tenendo premuto il tasto sinistro del mouse. Rilasciamo il tasto sinistro quando abbiamo terminato di disegnare la ROI. Adesso dobbiamo disegnare il background. Clicchiamo su Background, clicchiamo sull'immagine Face Contrast e disegniamo una sorta di ciambella attorno alla ROI, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse. All'incirca così. Se per caso abbiamo sbagliato la misurazione, tasto destro del mouse, Delete Annotations, possiamo decidere di cancellare la ROI della curva o il background oppure tutto quanto. Una volta terminata questa operazione, clicchiamo sulla freccia nera accanto ai millilitri al battito, clicchiamo su Auto e verrà generata la curva del flusso. Quella che vediamo in alto a sinistra è infatti la curva del flusso, ma sotto Graph Mode potete selezionare anche la curva del flusso positiva, la curva del flusso negativa e così via. Se vogliamo salvare la curva all'interno del nostro report, è indispensabile che la stampante non sia flaggata da una X. Andando su File, Preview Report, vedrete infatti il grafico salvato. Se invece la stampante è contrassegnata da una X, il grafico non verrà salvato. File, Preview Report e non è visibile. A questo punto, se volete vedere anche le altre misurazioni, cliccate sulla freccia accanto a curva 1, cliccate su Summary e anche su Velocity e
E vedrete qua una serie di altri parametri. Per salvarli, deflaggate la stampante dal tasto X. A questo punto andate su File, Preview Report e vedrete anche le tabelle che avete deciso di salvare direttamente sul report. Per salvare effettivamente il report adesso avete due modalità: o poterlo salvare direttamente sul CD cliccando su Save to CD, oppure salvare il report direttamente sul browser. Clicco su Save to Browser e automaticamente il report viene salvato all'interno dell'esame del paziente. Per chiudere l'esame basterà fare File, Quit, tutto viene salvato, incluso il report. Vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.